Beh, sottoscritto oggi il documento che ci porterà al patto per lo sviluppo e la ricostruzione, condiviso da tutto il mondo, in realtà associative della nostra regione, dal punto di vista imprenditoriale, sociale, le università, la conferenza episcopale marchigiana, l'ANCI, l'UPI, insomma tutti quelli che hanno voluto dare un contributo importante nel nostro territorio alla costruzione di un progetto di rilancio. Una tappa molto importante, segna il completamento del primo passo, seguito, coordinato da Estau, che ha fatto un ottimo lavoro nel raccogliere dall'alto e dal basso quelle che erano le istanze di un territorio che vuole rinascere dopo il terremoto. È giusta la ricostruzione, è giusto l'intervento di assistenza, ma bisogna avere anche uno sguardo più lungo, più profondo. Il piano strategico, il patto per lo sviluppo, ha questa visione e vuole condensare risorse importanti a favore dello sviluppo del nostro territorio, che sia nel campo dei servizi, dell'economia, di una migliore organizzazione di quelle che sono le istituzioni preposte al governo del territorio. Da tutti questi punti di vista, più forza e più investimenti per una crescita condivisa.